Abbiamo fatto il più grosso successo della nostra campagna politica da quando esistiamo. Uno dentro il Sud Tirolo Volkspartei. Grande! C'era l'Adige che non capiva più niente. Successo stratosferico, uno del movimento entra nel governo. Ma è fantastico, lì sono zone, dovete capire che vai in una zona dove c'è la disoccupazione al 15%, che però è il doppio della Baviera. Cioè, impiegando gli stessi soldi della Baviera, in percentuale, hanno il doppio della disoccupazione della Baviera. Bisogna fare quei conti, non col resto dell'Italia, perché è un'altra realtà, in effetti. Quindi noi andremo avanti piano piano e ci prenderemo questo paese, bene o male, ce lo dobbiamo prendere, ce lo dobbiamo prendere tutti, ognuno nella propria forma e quindi dobbiamo prenderci lo Stato italiano e rifarlo, perché non c'è. Non c'è, e se andate in giro a intervistare la gente rimane un po' sconvolta, non sa, lo percepisce come un'ansia, lo percepisce come una lettera, come un documento dentro la casella della posta, lo percepisce verso Equitalia o lo percepisce attraverso un poliziotto antisommossa. Non si può andare, non abbiamo più tempo per giocare come fanno questi al pesce palla, insomma. Nel vostro gruppo va tutto bene, adesso ci sarà un Io credo di sì, milione. io, no, non ce n'è, io sono venuto a salutare. Un po', non vengo mai, insomma. Si lamentano un po', ma in effetti non hanno torto, perché io ho paura a venire qua. Io mi immagino loro la prima volta che sono entrati qua, c'era un usciere che sarà stato 2,10 m, e ha detto cosa vuole sapere, io non so niente. E poi vedi dove devono imparare una procedura parlamentare molto complicata, hanno dovuto faticare, e tutti cittadini come voi che non. E anch'io mi trovo guardare l'inotipia, non so come si chiama quella macchina, l'inotaglio, l'inotipista, sì. Vedere quelle macchine lì pensavo non esistessero più, invece vediamo delle professioni che rimangono solo qua, la pallina dentro dove si vota, hanno trovato pieno di palline, di carta, come dei bambini, c'è un mondo straordinario, Mazzini, la statua di Mazzini lì che si vede passare, non so, davanti. Non so, Giovanardi, sono cose tremende che succedono in questo posto. Spesso i nostri parlamentari dicono che lei e Casalesi non li aiutate perché siete troppo lontani. Può darsi, ma adesso non sarà più così. Un po' io, un po' Casaleggio, un po' vengono loro, un po' veniamo noi, quindi Ma non c'è nessun sull'indicazione che ha problema. sbagliato i Ma senatori o è lei una proposta? procedura, no? Sono procedure da rispettare, Ma sono molto documenti, pazienza. sono decisioni molto importanti da prendere insieme a tutto il movimento e forse tutto il popolo italiano poi dovrà fare un referendum su questo. Quando ci sono delle decisioni da prendere che possono cambiare un po' la geopolitica, ma poi io parlare di queste cose, venire qua, io sono un comico, ex comico populista. Cioè, mi fate delle domande, come andrà il mondo, Grillo? Abbiate pazienza. Beh, una arrivata di sommergersi Eh? Ma no, io ormai non so cosa ci sommergerà, speriamo una risata. Arrivederci. Napolitano chiederemo l'impeachment perché è una persona che non rappresenta più, secondo noi, il popolo italiano, insomma, è un presidente di parte e prendere delle decisioni così, no? C'è anche sconveniente dal punto di vista umano, perché in fondo noi rappresentiamo 9 milioni di persone che ci hanno mandato qua, insomma. Ma ci ha invitato dopo, quando i giochi sono fatti, è inutile andare lì a discutere del nulla, perché poi stiamo lì, parlo io, lui mi Credo che guarda. questa però è una decisione importante. Decide solo lei o questa decisione dell'impeachment passerà per Vuoi che ti altri? faccia contento? Decido io. Ciao, grazie, arrivederci.